C'era una volta una ragazza perduta che si metteva sempre nei guai. Che guai? Di tutti i tipi. Era sempre in compagnia di tante persone, però non aveva amici perché frequentava solo ragazzi perduti come lei. Un giorno si sentì così triste, così sola, che pensò: se io adesso muoio non gliene importa niente a nessuno. Ma per fortuna proprio quel giorno incontrò l'uomo solitario. Era come l'uomo mascherato? Non proprio. Lui viveva da solo in una grande casa piena di libri e di giornali. Però non si sentiva mai triste e inutile perché aveva tante persone che gli volevano bene. Quando l'uomo solitario vide la ragazza perduta così triste, decise di aiutarla. Ogni giorno che passava con lui, la ragazza era sempre meno perduta e sempre più serena. Allora poi si sposarono? No. L'ultima notte dell'anno rimasero soli nella grande casa, senza mai dormire. Guardarono dalla finestra i fuochi d'artificio. Si ubriacarono di spumante e si dissero tante cose buffe e anche romantiche. Cosa si dissero? Aspetta, fammi leggere. Lui disse che se lei smetteva di fare la ragazza perduta, lui avrebbe smesso di essere un uomo solitario. E chissà, magari avrebbero vissuto insieme tutta la vita. E lei disse di sì. La mattina dopo, mentre l'uomo solitario dormiva, lei pensò a tutte le cose che ci sarebbero state da fare. Sarebbe stata felice, avrebbe trovato un lavoro, sarebbe stata capace di cucinare, di fare dei figli, non si sarebbe stancata di lui o lui di lei. Ebbe un po' paura. Così decise di andarsene dalla grande casa, senza nemmeno svegliare l'uomo solitario, così, per riflettere un po'. Però non lo vide mai più. Ma non gli voleva bene a lui? Sì. Però se ne accorse soltanto tanto tempo dopo, quando ormai era troppo tardi. Io posso offrire una sigaretta? No, grazie. Infatti, è veleno. Non ha detto? Infatti, perché c'è pure un amico mio, Sergio Cruciani, amico, che dice che se una cosa la fai con piacere, non fa male. Fate conto, mio suocero, per esempio, no? Bertrand Russell. Lui viaggiava su un aereo e quest'aereo è caduto. Che iella. Sono morti quasi tutti. Lui si è salvato perché viaggiava nel settore fumatori. E da questo ne ha dedotto che il fumo fa bene alla salute. Gagliarda, stupenda questa, sia gentile. Me la ripete che voglio raccontarla a mio cognato. Un'altra volta. Vabbè, quindi ci rivediamo.